Dunque, allora in questo incontro, in questo seminario, concluderemo il capitolo quarto che in precedenza abbiamo svolto per quanto riguarda il tema dell'uomo e del proprio mondo. Nel capitolo quarto lo Jaspers si intrattiene sui fatti oggettivi significativi della vita psichica, e quindi considera l'esperienza sotto un profilo fenomenologico come un'esperienza che deve essere determinata nella sua oggettualità e quindi considera l'uomo come anima, come si esprime nel corpo e nei suoi movimenti, quindi dal punto di vista espressivo, e poi ovviamente l'uomo come nel mondo si traduce in termini obiettivati, sia come concezione del mondo, come comportamento, sia come contenuti del linguaggio. Quindi il tema che viene proposto in questo capitolo riguarderebbe la traduzione obiettiva dell'esperienza umana sul piano dell'esteriorità, come corporeità, come mondaneità. E dovrebbe perciò tenere presente in maniera esplicita la problematica di questa obiettivazione, partendo sempre dal soggetto, perché è chiaro che non ci può essere obiettivazione se non si parte dal soggetto. E questa correlazione soggetto ed oggetto noi sappiamo che si può trattare in maniera adeguata, in maniera coerente, soltanto in funzione della relazione dialettica che esiste tra il soggetto e l'oggetto. Noi sappiamo che questa relazione di soggetto di oggetto, trattata dialetticamente, si presenta sempre in sé sostanzialmente problematica e non c'è perciò nessuna determinazione oggettiva che nella sua relazione col soggetto non si determini in termini di problematicità. Quindi ciò che interessa per noi in questa ricerca di Aspersiano è la necessità di sottolineare questo carattere dialettico, perché se noi rimaniamo su una posizione puramente fenomenologica che si limita a individuare i fatti sul piano dell'oggettività, senza tenere sempre presente questa correlazione con la soggettività e il carattere dialettico di questa correlazione, noi ovviamente rischiamo di rimanere su un piano puramente fenomenologico e, rimanendo su un piano puramente fenomenologico, rischiamo anche di trattare tutte queste tematiche in una prospettiva puramente empirica. Quindi è questo che noi dobbiamo sempre tenere presente quando seguiamo la ricerca jaspersiana in tutti i diversi aspetti della problematica psicopatologica. Allora, parlando della psicologia dell'espressione, Jaspers vuole innanzitutto distinguere quelle caratteristiche espressive che ha il soggetto in quanto essere somatico, quindi in quanto portatore di muscoli, di nervi e come tale questo risulta in un certo tipo di espressività che però non ha un significato simbolico ma ha un significato da spiegare scientificamente, fisiologicamente. E tutt'altra cosa sono invece l'espressività quanto strumento di comunicazione di un disagio interiore o di un momento di felicità o di un momento di dubbio, e qui entriamo in un capitolo completamente diverso. Infatti, parliamo non più di reazioni fisiologiche riducibili alla scienza naturale, ma di un tipo di comunicazione immediata e innata che hanno gli esseri umani, e in parte in misura minore anche gli animali, per trasmettere emozioni, comunicare dei vissuti.
Quindi queste sono due metodologie completamente diverse che meritano di essere analizzate in modo separato. E quando abbiamo di fronte un paziente affetto da un disturbo mentale dobbiamo sempre distinguere quali sono le reazioni somatiche in risposta ad alcuni eventi emotivi o fisici e invece le espressioni come conseguenza di una comunicazione di qualcosa che il paziente ci vuole dire. Quindi si possono fare degli esempi, ad esempio la dilatazione delle pupille è un fenomeno che come conosciamo scientificamente che è dovuta a una trasmissione nervosa particolare che coinvolge i nervi oculomotori e altri nervi che hanno appunto la funzione di dilatare o di restringere il diametro pupillare. Questo però è un fenomeno fisico appartenente al mondo naturale e è un fenomeno da studiare in ambito neurologico, non in ambito della psicopatologia della comprensione. Invece, dal punto di vista della psicologia della comprensione, potremmo chiederci perché in quel momento il paziente ha avuto una dilatazione della pupilla. Possiamo immaginare che questa sia la conseguenza di un'emozione, di un vissuto di paura, oppure di aver ricevuto una notizia particolarmente coinvolgente. Vediamo che però di fronte a questo stesso fenomeno ci sono due chiavi di lettura completamente diverse. E quindi è fondamentale sempre partire da questo presupposto metodologico che possiamo inquadrare uno stesso fenomeno come la dilatazione della pupilla o in chiave naturalistico oppure in chiave simbolico e allora facciamo riferimento alla psicopatologia della comprensione. Quindi è fondamentale la differenza tra espressività come movimento espressivo, quindi che fa parte della psicologia della comprensione, e invece come risultante semplice di fenomeni somatici, e quindi entriamo nei rapporti di causalità, di causa-effetto tipici del mondo naturale che vanno analizzati con il metodo scientifico naturalistico. Quindi sappiamo che il fenomeno espressivo, parlando sempre di psicopatologia della spiegazione, di metodo naturale, può essere di per sé alterata da patologie somatiche che bisogna naturalmente prendere in considerazione. Un soggetto può essere affetto da patologie come la paralisi pseudovulvare e quindi presentare riso e pianto spastico. Qui c'è una commistione di due diverse entità, infatti il riso e il pianto di per sé possono essere manifestazioni di emozioni del soggetto, però chiaramente se un soggetto è affetto da una patologia del sistema nervoso, chiaramente avrà un'alterazione dell'espressività, quindi dovremmo presupporre che esiste una patologia neurologica che va a modificare quella che è una reazione emotiva, quindi assistiamo a una commistione delle due sfere. Bisogna comunque distinguere il fatto che una paralisi pseudobulbare ha una manifestazione spastica della muscolatura e quindi che anche una comunicazione che ci vuole dare il soggetto viene comunque inficiata da tale sintomo. Comunque, sono due, come abbiamo detto, due metodologie diverse che vanno prese in considerazione separatamente. Lo stesso discorso per quanto riguarda la fisiognomica. Jaspers in questo capitolo vuole trattare a parte questa scienza, anche se il termine scienza bisogna sempre intenderla se è una scienza naturale oppure una scienza umana, in questo caso non può essere ricondotta a metodi scientifici esatti. Jaspers dice: fisiognomica si chiama la scienza delle forme stabili del viso e del corpo, della struttura del corpo, che possono essere comprese come espressione di un elemento psichico che in esso si manifesta. Quindi Jaspers dice: la fisiognomica è il campo più problematico dell'espressione. Si è dubitato persino che in essa esista realmente un'espressione. Infatti le patologie somatiche possono anche alterare l'espressione del corpo, però di base c'è la domanda che Jaspers si pone se effettivamente si può parlare di fisiognomica e se appunto
esistono queste forme stabili del viso e del corpo. Fatte queste premesse, si può dire che naturalmente ci sono patologie somatiche in cui i segni persistenti del corpo sono alterati. Parliamo ad esempio delle forme del corpo pesanti e gonfie del mixedema, quindi delle patologie endocrine, segni della paralisi nelle persone affette da paralisi progressiva. Poi chiaramente nel delirium alcolico si può avere tremore, palpitazioni, sudorazione profusa, quindi sono tutti elementi somatici che vanno a alterare anche la mimica. I pazienti defedati hanno un habitus sofferente, magro, e quindi c'è anche un intorpidimento del bordo corneale. Ci possono essere vari sintomi e segni di una patologia fisica, e quindi in questo caso si può parlare della fisiognomica come uno strumento per poter capire meglio le caratteristiche con cui si sta estrinsecando una patologia fisica. Diversa invece è l'insieme delle forme stabili del viso e del corpo che si hanno nel paziente affetto da un disturbo mentale. Si possono avere dei tratti fisiognomici particolari che possono essere conseguenza di uno stato emotivo prolungato. Ad esempio, l'individuo depresso può avere un corrugamento della mimica che può essere duraturo, quindi ci possono essere dei tratti somatici alterati per via di questo atteggiamento. Oppure si può avere ad esempio un incurvamento del dorso, una gobba per una postura persistentemente curva, che può essere la conseguenza di uno stato depressivo prolungato che porta anche proprio nel corpo ad indicare la sofferenza di questo paziente. Si può avere una costituzione abnorme, ma questo è un altro discorso, perché se una persona è affetta da un gobbo su base costituzionale, quindi si avrà una diversa forma di metodologia. Però è importante notare come il paziente che ha un disturbo mentale può avere delle modifiche persistenti del comportamento esteriore che possono essere oggetto di analisi, anche se non è un'analisi scientifica naturale, ma un'analisi fenomenologica che è empirica e ci può aiutare a inquadrare meglio il caso clinico che stiamo analizzando. Quindi è importante vedere innanzitutto se la mimica è mobile oppure è irrigidita e se questa è una conseguenza dello stato emotivo del paziente. E questo è un compito che ogni psichiatra fa nell'esame psichico, e attraverso la mobilità della mimica capire se è congrua o non congrua al tono dell'umore e al suo comportamento. Perché il paziente può parlare di un evento doloroso della sua vita ridendo, quindi da questa incongruità si può trarre il fatto che siamo di fronte a un'incoerenza, a una disorganizzazione del comportamento. Oppure ci può essere un'intensificazione di alcuni vissuti interiori attraverso il corpo. Ad esempio, il paziente può esagerare nel ridere, nel dare una drammaticità alla sua espressione fisica quando parla di alcuni contenuti che sono emotivamente significativi. Quindi il paziente istrionico può esagerare nell'espressività sia corporea che linguistica, parlando di sé, di alcune vicende della sua vita. Diciamo che quindi, secondo Jaspers, la fisiognomica non può essere una scienza naturale, si può fare un'analisi abbastanza accurata di tutti i sintomi e di tutti più che altro i segni morfologici del soggetto, però da qui a dire che si può arrivare a una scienza esatta, il passo è troppo lungo. Comunque, Jaspers dice che più che lo scienziato può fornire un contributo significativo allo studio della fisiognomica, l'artista. Infatti l'artista, attraverso i suoi sua espressività nel proporre immagini oppure melodie oppure vari tipi di
espressioni creative può dare delle comunicazioni a chi assiste, che vanno al di là della semplice analisi scientifica, che risulta spesso fredda e priva di un potere comunicativo. Quindi vediamo che attraverso magari la visione di un quadro, il paziente o l'artista può esprimere il suo mondo interiore e può lasciare un'immagine, una fotografia molto significativa e carica di emotività, in cui può esprimere meglio questi contenuti che non attraverso un linguaggio della vita quotidiana. Poi, parlando di invece mimica, mentre la fisionomica riguarda la forma permanente del corpo, la mimica invece riguarda più che altro i movimenti del corpo non stabili, ma immediati. La mimica può essere, rispetto alla fisionomica, che è lo studio dei tratti persistenti, la mimica riguarda i movimenti del corpo fuggitivi o anche elementi come l'arrossire, l'impallidire, il vacillare delle ginocchia, che quindi sono spesso in relazione a degli eventi emotivi. Anche qui bisogna fare la distinzione tra il processo fisiologico che porta a questo, ad esempio uno svenimento può dipendere da una reazione del nervo vago, questo però è un fenomeno che possiamo studiare scientificamente attraverso l'analisi delle vie nervose attraverso cui il nervo vago è collegato, però possiamo utilizzare anche un'altra via di studio che è il significato simbolico dello svenire, perché non è un caso che questo avvenga come conseguenza di eventi emotivi particolarmente stressanti. Quindi possiamo effettuare un altro tipo di analisi che a livello simbolico ci può far capire perché il soggetto tende a perdere le energie, a cadere a terra proprio quando assiste a certi eventi oppure vede alcune oggetti che hanno un contenuto per lui particolarmente terrifico, come ad esempio quanto riguarda le fobie di certi oggetti. E quindi questo è uno studio che può essere proficuo per inquadrare un caso psichico, andando però al di là della dimensione puramente fisiologica. Quindi, parlando poi dell'oggettivazione del sapere, della produzione delle opere, Jaspers analizza delle funzioni del soggetto attraverso il quale egli comunica con il mondo. Quindi analizza il linguaggio come modalità espressiva e prova a dare un significato anche alla dimensione artistica, ai disegni, ai lavori manuali, che è il ruolo che queste manifestazioni hanno nel paziente psichiatrico e nello schizofrenico. Il linguaggio, al di là della funzione neurologica che lo presuppone quando questa è integra, è lo strumento principale con cui l'uomo comunica il proprio vissuto, le proprie emozioni e quindi stabilisce un contatto col mondo esterno. Quindi, Jaspers dice: per mezzo del linguaggio gli esseri ragionevoli comunicano tra loro e con se stessi, in quanto esso è il presupposto del pensiero. Il linguaggio è l'opera più universale dell'uomo, la prima, presente ovunque e condizione di tutto. In forma di volta diversa, è presente in una data lingua di questo gruppo umano e di questo popolo ed è in una costante e lenta trasformazione. Il singolo parla in quanto partecipa all'opera comune. Quindi è soprattutto attraverso il linguaggio che possiamo analizzare come il paziente si estrinseca col mondo esterno, come comunica e se si è adattato alla società in cui vive e se da qui si possono notare dei fattori di disagio che possono essere un semplice disadattamento sociale oppure invece sono derivabili da un disturbo della psiche. Quindi,
Tanto dall'analisi del linguaggio, al semplice esame psichico, possiamo vedere le caratteristiche di questo linguaggio, se è lento, se è molto cadenzato e monotono, e in questo caso possiamo orientarci verso un soggetto che è affetto da un disturbo depressivo, oppure una personalità chiaramente sofferente, che manifesta quindi uno stato di disagio, oppure se all'opposto è accelerato, c'è una facile un flusso dei nessi associativi allentato in cui il paziente cambia spesso argomento, tende a includere più elementi di quanto non sia necessario, e quindi possiamo pensare che questo paziente abbia dei livelli d'ansia eccedenti la norma, sia o teso oppure eccitato. E è importante anche vedere qual è, al di là di queste anomalie, la capacità linguistica del paziente, in modo da porre in relazione la sua espressività al suo livello culturale e a capire se egli ha un linguaggio povero per un problema della psiche presente, oppure perché viene da un contesto culturale cui non è riuscito a ricavare delle risorse culturali significative. Al di là di questo, ci possono essere delle alterazioni maggiori del pensiero che ci fanno pensare a un problema formale di come il paziente vive se stesso e il mondo esterno. Ad esempio, una caratteristica linguistica abnorme che si nota spesso nel paziente schizofrenico, comunque nel paziente con una psicosi acuta, è il neologismo, cioè un termine che viene utilizzato, o un termine nuovo che non ha alcun significato nella vita quotidiana e nel linguaggio convenzionale, oppure un termine che ha un certo significato che viene usato per alludere a qualcos'altro. Quindi, a volte questo fenomeno è intenzionale e serve al paziente per cercare di esprimere qualche cosa che altrimenti non potrebbe fare attraverso il vocabolario comune. A volte, invece, il paziente stesso non riesce a dare una spiegazione di perché sta utilizzando proprio questo termine. Ad esempio, Jaspers cita una malata che si serve del termine fucili sensibili per alcuni fenomeni allucinatori. Alla domanda che cosa significa fucili sensibili, e la risponde: le parole mi vengono in mente così, non c'è una spiegazione. Quindi il paziente a volte è così immerso in questa atmosfera delirante, in questo mondo in cui ha delle percezioni abnormi, che ha questa tendenza ad utilizzare dei termini incongrui e poco adeguati ad esprimere il vissuto che sta vivendo, proprio perché è un vissuto incomprensibile agli altri, ma anche a lui stesso. Poi ci possono essere a volte in certe situazioni un linguaggio personale del soggetto che a livello che in uno stato di psicosi acuta ha una modalità di comunicare peculiare e che è segno di uno stato psichico formalmente abnorme. Ad esempio, Jaspers cita uno psichiatra, Tuzek, che ebbe modo di osservare l'inizio di un tale linguaggio come un gioco complicato, che ebbe origine con volontà pienamente cosciente da parte del paziente per il puro piacere di comunicare uno stato d'animo. Ad esempio, il paziente afferma con orgoglio: senta come suona bene questa frase. Nella formazione delle parole valevano principi molto diversi, poi le parole erano mantenute e si poteva osservare una notevole capacità mnemonica. Non si tratta di una capacità creativa, la sintassi restava quella della lingua tedesca, solo il patrimonio verbale era formato ex novo.
Quindi, dato che in lingua tedesca è difficile poter esprimere in italiano quello che il paziente voleva trasmettere, è interessante notare come dal punto di vista grammaticale e quindi dal punto di vista della sintassi il soggetto riusciva a comunicare in modo corretto. Quello che invece non era convenzionale, quindi l'espressione di una patologia, era il significato di quello che stava dicendo, che manifestava quindi dei contenuti di pensiero delirante. Quando non solo il significato di quello che il paziente dice, ma anche la sintassi e la struttura stessa del pensiero alterato, ci possono essere anche a volte proprio dei suoni privi di significato, e questo è segno spesso di una psicosi organica, quindi una patologia del sistema nervoso che dà come conseguenza delle alterazioni psichiche, e quindi un paziente può emettere dei suoni gutturali oppure può dire anche delle parole prive di senso. Jaspers dice: uno di questi malati nelle ultime settimane della sua esistenza pronunziava nelle più svariate occasioni solo la parola Misabuk, senza che questo volesse dire nulla. Quindi nelle psicosi organiche, oppure anche nella schizofrenia, nella fase residuale, quindi nella fase di deterioramento delle funzioni cognitive, si possono avere dei suoni, delle manifestazioni prive non solo di significato, ma anche di una strutturazione linguistica. Poi, parlando invece dei prodotti letterari del malato, Jaspers sottolinea come la produzione artistica svolge nel paziente affetto da disturbo mentale una funzione importantissima attraverso la quale noi possiamo comprendere alcuni dei suoi vissuti abnormi. Quindi, se la psicosi di per sé presuppone un vissuto del soggetto incomunicabile, incomprensibile, però l'arte può essere uno strumento con cui possiamo avvicinarci quantomeno al vivere l'esperienza interiore del paziente psicotico. Quindi ci possono essere vari tipi di espressività nello psicotico che tenta di effettuare una produzione artistica. A volte la forma può essere corretta come linguaggio e come stile, però il contenuto può essere alterato. Quindi i malati riferiscono esperienze terribili accadute loro, le spiegano, espongono le idee in forma delirante. Quindi, malgrado l'intensa emotività, dice Jaspers, questi scritti sono compilati in modo assennato e moderato. Quindi c'è una parte sana del paziente che fa sì che egli riesca a ordinare il linguaggio e la forma come soggetto, verbo, predicato. Sono i contenuti che sono abnormi, quindi noi non riusciamo a comprendere queste esperienze terribili che i pazienti riferiscono, che vanno correlati a questo vissuto dell'irruzione della psicopatologia nella loro vita, nella loro esistenza, che è un'esperienza primaria, come tale non comprensibile all'interlocutore. In altre occasioni invece vediamo come sia la forma che il contenuto sono alterati nelle rappresentazioni artistiche, che possono essere anche solo un diario scritto dal paziente che poi comunica al medico perché sia letto e compreso. E a volte ci sono dei caratteri geroglifici, delle sillabe isolate, degli ornamenti, dei colori incongrui, e quindi vediamo che a volte si arriva fino proprio all'incoerenza del pensiero, alla disorganizzazione delle strutture grammaticali, fino ad avere proprio degli scritti incomprensibili e dei pensieri astrusi. E questo è nei gradi più gravi della psicopatologia, quando assistiamo a delle psicosi croniche in fase residuale, oppure a una psicosi acuta talmente intensa che faccia sì che il paziente non riesca neanche a comunicare le proprie esigenze, il proprio vissuto di base.
Un altro campo invece è quello dei disturbi di personalità, in cui non si hanno di norma alterazioni del contenuto, della forma del pensiero, però quello che si nota è la tendenza ad avere dei contenuti di pensiero che vengono espressi in modo rigido, acritico, e che sono focalizzati in modo strutturato su presunti vessazioni che questi soggetti hanno avuto, se si tratta della personalità paranoide, oppure su convinzione di avere qualità fuori dal comune, se si parla di personalità narcisistiche o istrioniche. Quindi le alterazioni, se vogliamo, di questi scritti che possiamo leggere non sono tanto nel merito della struttura grammaticale, né nel contenuto e nella forma, quanto nel significato che il paziente vuole comunicare, in cui sono presenti delle contraddizioni o comunque delle comunicazioni che stridono con la realtà, proprio sulla base che c'è una rigidità netta da parte di questo soggetto che gli impedisce di avere una critica di questo suo contenuto di pensiero. Quindi, parlando poi di arte figurativa, vediamo che al di là delle affezioni organiche che ci possono essere, che possono inficiare i prodotti di espressione artistica, come quando vediamo dei disturbi neurologici, ritardo mentale, demenza, patologie neurologiche gravi, vediamo che nello schizofrenico possiamo trovare un quadro clinico in certi casi in cui c'è una sufficiente capacità creativa perché la patologia non ha ancora soffocato la libertà espressiva del soggetto, quindi egli riesce ad esprimere il suo vissuto, il suo mondo interiore, lo fa in modo, se vogliamo, abnorme, ma può raggiungere anche dei livelli di espressività artistica molto significativa. Quindi questo vale non solo per lo schizofrenico, ma anche per altri disturbi mentali. In tutte le psicosi acute si può avere un aumento della spinta creativa, e soprattutto nel disturbo bipolare, in fase maniacale con manifestazioni psicotiche, si può avere proprio una vena artistica eccedente alla normalità, che può far sì che il soggetto sia geniale in alcune sue fasi della vita e riesca a produrre dei capolavori artistici. Infatti è molto oggetto di studio il rapporto fra genio, arte e psicopatologia. Quindi, tralasciando poi questa problematica molto eterogenea, si può comunque dire che per lo psicopatologo, al di là del contenuto dell'espressione artistica, è importante la forma, cioè il significato che ha per il paziente l'opera d'arte, è quello che vuole comunicare. Quindi andrebbe sempre chiesto al paziente, quando ci porta un disegno oppure una poesia o un semplice diario, che qual è il significato più profondo della sua esperienza, cosa lo associa, che cosa ci vuole comunicare in profondità. Jaspers nota come nello schizofrenico ci sia spesso l'immagine di macchine oppure di ingranaggi che dovrebbero essere le cause di questo influenzamento del pensiero, come se ci fosse un'esperienza di passività per cui c'è un'entità non ben conosciuta che può prendere le caratteristiche di una macchina, che ci impedisce di pensare come vorremmo e ci impone dei pensieri che vengono presi come dati di fatto e che sono inconfutabili. E questa è proprio l'esperienza della psicosi acuta, in cui il soggetto sente un pensiero che non è più prodotto dal soggetto, ma che viene imposto dall'esterno, ed è proprio uno dei sintomi cardini del processo psicotico. Quindi, parlando della visione del mondo del soggetto, vediamo che l'arte può essere un veicolo d'espressione importante, e che anche il pensiero e il linguaggio del paziente psicotico può avere una ricchezza molto importante e degna di interesse. È importante, come abbiamo detto, vedere qual è, analizzare insieme al paziente attraverso il colloquio
qual è il significato, qual è la modalità con cui egli ci vuole comunicare il suo vissuto interiore, che se non è comprensibile nella sua totalità, però può essere può aprire degli spiragli in modo che lo psicopatologo possa cogliere degli elementi per potersi avvicinare a lui e alla sua esperienza patologica. Quindi è sempre importante fare una distinzione tra l'espressività corporea come fenomeno fisiologico che chiama in causa la neurologia, le scienze naturali, dall'espressività corporea come veicolo di comunicazione di un vissuto interiore. Non siamo più però nel campo della scienza naturale, ma siamo nel campo di un altro tipo di scienza che non è esatta, ma che può fornire ugualmente dei contributi importanti nell'analizzare il mondo interno dei pazienti. Sì, quindi esaminando questo tipo di ricerca che viene condotto dallo Jaspers sui cosiddetti fatti oggettivi significativi, noi dobbiamo tenere sempre presente quali sono le caratteristiche di questa ricerca dal punto di vista metodologico. La metodologia di cui noi disponiamo è una metodologia che sappiamo distingue nettamente due sorta di piani di realtà. Una è quella che fa capo al principio della spiegazione e l'altra è quella che fa capo al principio della comprensione. E noi dobbiamo sempre tenere presenti questi due principi nel loro significato epistemologico e metodologico, perché da essi dipende la possibilità sia di sviluppare un inquadramento teoretico dei diversi fenomeni espressivi in funzione di quello che è il loro valore di conoscenza e quindi di esperienza e quindi anche del loro valore cosiddetto scientifico, e sia dal punto di vista pratico, perché la distinzione dal punto di vista pratico tra manifestazioni oggettuali che possono essere, devono essere interpretate secondo il metodo esplicativo, che è poi il metodo naturalistico, o le manifestazioni oggettive che devono essere interpretate dal punto di vista psicologistico e secondo noi, dal nostro punto di vista, secondo la metodologia dialettica, questa distinzione di questo duplice modello di realtà è indispensabile anche dal punto di vista clinico, è fondamentale dal punto di vista clinico in funzione della cosiddetta diagnosi psicopatologica differenziale. Teniamo presente che quando noi esaminiamo un fatto oggettivo, noi lo possiamo riferire o ad una dimensione esclusivamente esteriore, e lo consideriamo come un fatto che ha la sua collocazione su una dimensione fisico-chimica, temporale, spaziale, esteriore, oppure lo possiamo collocare in una dimensione interiore. In questo caso, anche quando parliamo di interiorità esterna, l'interiorità di un altro, noi non possiamo fare a meno di sottolineare esplicitamente che questa interiorità interna può essere valutata soltanto in rapporto a quella che è la nostra stessa interiorità. L'interiorità esterna, considerata dal punto di vista fisico-chimico, spaziale, temporale, non è un'autentica interiorità, è l'interiorità di un corpo, saranno i suoi visceri, saranno le sue strutture cerebrali, ma non sarà l'interiorità alla quale propriamente si deve fare riferimento quando si parla di io, di soggetto, di personalità. Quindi, parlando di fatti oggettivi significativi e dovendoli considerare appunto nel loro significato, dobbiamo distinguere tra un significato puramente esteriore, che è inquadrabile nelle dimensioni categoriali dello spazio, del tempo, dell'estensione, della causalità, eccetera, e sono le categorie che Kant attribuiva alla conoscenza del mondo esterno, del mondo come fatto fisico, del fatto indifferente
nel quale non c'è partecipazione e noi non troviamo nessun eco, nessuna risposta a quelle che sono le esigenze del nostro sentimento, della nostra riflessione, ma troviamo semplicemente dei mezzi, degli strumenti, delle cose, dei fatti che noi inquadriamo nell'esteriorità e che studiamo secondo parametri di tipo matematistico. E questa è la dimensione esteriore. Se noi facciamo un riferimento all'interiorità, non abbiamo altro punto di riferimento che quello che è la nostra interiorità, il nostro io. E ciò che è l'io dell'altro può essere riconosciuto in funzione di quelle che sono le nostre forme fondamentali dell'esperienza interiore. Forma fondamentale dell'esperienza interiore è la riflessione. E attraverso la riflessione noi possiamo attribuire anche all'altro un principio di riflessività analogo al nostro e possiamo attribuirgli una forma di esperienza di tipo soggettivo. Soggettivo ovviamente vuol dire riflessivo, e quindi quando noi parliamo di soggettività riflessiva intendiamo una riflessività nella quale il principio del soggetto non può andare mai disgiunto dal principio dell'oggetto. Perché? Perché il soggetto già originariamente si pone in termini oggettivi, e in questo caso però l'oggetto non è un oggetto indifferente collocato sul piano esteriore indipendentemente da noi, per cui l'oggetto esteriore esiste in sé anche se noi non esistiamo. L'oggetto del quale noi parliamo dal punto di vista della riflessività è l'oggetto che nasce dalla stessa spontaneità del soggetto, perché il soggetto spontaneamente si traduce in termini di obiettività, che si tratti appunto di una manifestazione espressiva o che si tratti appunto di una modalità secondo lui il soggetto condiziona, controlla e definisce quello che è l'oggettualità esteriore, anche quella indifferente. Per cui possiamo dire non c'è manifestazione che noi possiamo considerare dal punto di vista soggettivo che non si traduca in fatti oggettivi, o perché è l'oggetto, il soggetto che direttamente esprime se stesso, o perché vuole imprimere nella dimensione dell'esteriorità un segno, una indicazione di quella che è la sua intenzionalità. E allora l'oggetto al quale si fa riferimento non è più un oggetto che non abbia nessun significato per il soggetto, ha un significato in funzione del significato, del valore della forma di concettualizzazione secondo la quale il soggetto lo vuole inquadrare, definire e contrassegnare in modo da ricondurlo a quella che è la sua intenzionalità possessiva. Il soggetto di fronte all'oggetto indifferente assume un atteggiamento di strumentalità, di possessività, per cui l'oggetto, se è un oggetto significativo, è per il soggetto indispensabile impadronirsene, farselo proprio, assimilarlo alla propria identità. In ogni caso vediamo che qui nel processo di obiettivazione assistiamo a tutta una serie di operazioni, ad una serie di procedure in funzione della quale il soggetto si realizza, si traduce nell'esteriorità, si articola in diverse determinazioni, sempre mantenendo però la consapevolezza della propria unità. Traducendosi sul piano esteriore, ovviamente il soggetto si differenzia in una miriade di diverse e anche opposte manifestazioni, e la espressività comporta la traduzione sul piano esteriore della contraddizione originaria fondamentale che il soggetto vive in sé. L'esperienza soggettiva è contraddizione appunto perché nel soggetto esiste l'esigenza di obiettivazione. Non è possibile concepire il soggetto senza che spontaneamente vi sia un'esigenza di problematizzazione e quindi di obiettivazione. Immaginare un soggetto nel quale non ci sia questa forma di problematizzazione obiettivante
E significa negare il soggetto, avere una cosa o una forma inerte che in sé non ha nessuna possibilità né di espressività, né di autoaffermazione, né di coscienza di sé. Quindi da questo punto di vista, dicevamo, e noi insistiamo molto su questo punto, la metodologia che noi usiamo non può essere che dialettica. E appunto per questo noi troviamo in una posizione puramente fenomenologica come quella dello Jaspers certamente una carenza, un'insufficienza, perché vediamo, come vediamo, nello Jaspers si distinguono sì in maniera ben precisa queste due determinazioni dell'esperienza della realtà, dimensione dell'oggettualità e la dimensione della dell'oggettualità e di tipo esplicativo che comporta appunto il metodo della spiegazione e quindi comporta il metodo del naturalismo, per cui un fatto viene spiegato facendo riferimento ad un altro fatto che è la condizione necessaria perché quel fatto si svolga, e quindi ogni fatto sul piano esteriore dipende da un altro fatto e questo fatto dipende ancora da un altro fatto, e in questo rinvio da un fatto all'altro non c'è mai una conclusione, perché la catena delle relazioni causali va all'infinito sia dal punto di vista regressivo sia dal punto di vista progressivo, come diceva Kant, e noi non abbiamo mai la possibilità di introdurre una determinazione soggettiva. L'oggettività assoluta che si pone in termini di causalità rinvia continuamente alla natura, ed è nella natura che noi cerchiamo sempre un principio di spiegazione. La comprensività invece che fa riferimento al soggetto è una comprensività che noi concepiamo sempre immanente alla nostra esperienza, perché noi non possiamo concepire nessuna nostra esperienza se non attraverso il presupposto del mio io, e in questo caso il mio io è una posizione di riferimento assoluta che non può essere barattata con un altro punto di riferimento o di tipo pseudo-soggettivo o di tipo oggettivo, perché quando io faccio riferimento all'oggettività io sono costretto a immaginare una realtà esteriore la quale ha in sé tutta la sua autonomia, sia dal punto di vista razionale sia dal punto di vista delle sue leggi che la governano, e dove il mio io viene inghiottito e scompare e rimane soltanto un'immagine corporea la quale non appartiene più a me ma appartiene alla natura. Quindi questa enorme differenza tra la posizione della oggettualità esplicativa e la posizione invece della soggettività comprensiva, e che è omnicomprensiva, perché lì il soggetto, quando afferma se stesso, si pone al centro del mondo ed ha una posizione privilegiata rispetto ad ogni altro punto di vista. Quando noi assumiamo questa posizione onnicomprensiva, noi non possiamo fare a meno di impiegare una metodologia dialettica, perché come dicevamo, questo io che si mette al centro del mondo e assume una dimensione onnicomprensiva, che cos'è? È un fatto? È un fatto che appartiene ad un'esteriorità? No, appartiene alla mia interiorità. E la mia interiorità, se si espande sul piano esteriore, ovviamente è una soggettività che già originariamente si determina obiettivamente, e questa obiettivazione ha il suo limite, ha le sue condizioni, e quindi ha anche una forma di limitazione per quanto riguarda appunto questa aspirazione originaria all'omnicomprensivo e all'omnipotenza, perché noi sappiamo che queste sono determinazioni fondamentali dell'essere psichico, del soggetto, e il soggetto aspira all'onnipotenza, aspira all'infinito piacere, aspira all'infinita sapienza, vuole sapere tutto, nessun settore della realtà gli deve essere nascosto, nulla gli deve essere oscuro, tutto deve essere svelato. E sappiamo che questa è un'esigenza indistinguibile che è presente nell'animo umano, è presente nel soggetto, animo umano inteso come la mia soggettività, che poi io presuppongo sussista anche in tutti gli altri soggetti nei quali esiste, presuppongo che esista una problematica riflessiva di soggettività interiore come quella che io stesso vivo, sperimento direttamente.
È per questo che anche noi sosteniamo e sottolineiamo che nessuna forma di esperienza che venga concepita da un punto di vista psichico può essere tradotta in termini di esperienza immediata, originaria. Questo è un altro limite che noi troviamo nella concezione jaspersiana, come in tutte le concezioni fenomenologiche esistenzialistiche. E si parte dall'esperienza immediata per arrivare all'esperienza mediata. Dal nostro punto di vista è il contrario. Dal punto di vista di una dialettica attualistica, noi sappiamo che concepiamo il soggetto come noi stessi. Noi non possiamo concepire un soggetto indipendentemente da noi stessi. Noi lo concepiamo il soggetto, l'altro soggetto a nostra immagine e somiglianza. E in rapporto a noi stessi, noi abbiamo questa esperienza, ci troviamo di fronte ad un'esperienza originaria di scissione, di contrapposizione di soggetto e di oggetto, che però non è una contrapposizione incomunicabile, irrisolvibile e irriducibile, ma è un dualismo che presuppone sempre l'unità, per cui l'unità, che è l'unità del soggetto, che è il mio io, è sempre rivolto verso la dissociazione, verso l'alterità, verso l'alienità, verso la problematizzazione radicale, e nello stesso tempo vive la tensione, la necessità di riportare questa problematizzazione radicale e questa scissione, questa antinomia, sempre all'unità fondamentale del proprio io. Quindi l'io vive se stesso come contraddizione rispetto all'alterità, rispetto all'oggettualità e rispetto all'esigenza di ricostituzione della unità originaria. E una contrapposizione e una contraddizione di questo tipo non si può concettualizzare al di fuori di una prospettiva dialettica. Quindi è nella dialettica che noi dobbiamo trovare la possibilità di concettualizzare e di spiegare queste antinomie che noi troviamo poi nella pratica della necessità di tradurci sul piano espressivo e di dare una spiegazione a questo fenomeno dell'espressività. Che cos'è l'espressività? È quella che si rivela appunto nei fatti oggettivi significativi. È quella possibilità, anzi quella necessità di considerare l'oggetto non in funzione di se stesso, ma in funzione del significato che ha per me. Il soggetto in questo caso viene considerato in funzione del soggetto, non in funzione dell'oggetto stesso. L'oggetto stesso da questo punto di vista è un'astrazione. Quindi in concreto che cos'è il soggetto? Il soggetto è la sua espressività, è la sua possibilità di tradursi sul piano esteriore, di dialettizzarsi, e quindi dialettizzarsi vuol dire tradursi sul piano dell'esteriorità, sul piano dell'alienità, e di riconoscere in questa stessa alienità che nega il soggetto l'autenticazione del proprio stesso essere. Questo è il paradosso ed è la contraddizione radicale del fatto espressivo, nel quale si realizza il soggetto. Quindi il soggetto si traduce sull'esteriorità, ma non concepisce l'esteriorità come autonoma, come alienata da sé. Trova l'alienazione, ma in questa alienazione trova la possibilità di tradurre se stesso, di obiettivarsi e quindi di realizzare se stesso. E il principio della dialettica, così come viene spesso presentato astrattamente, come se fosse l'opera di uno spirito assoluto, è che in realtà è l'opera che quotidianamente ogni soggetto, in quanto io, in quanto individuo, realizza, anche quando compie l'azione più banale, come quella di spostare un libro, o quello di grattarsi il naso, o quello di alzarsi dalla sedia, o quello di fare una passeggiata. Ecco, queste sono le manifestazioni attraverso le quali si realizza il soggetto. Il soggetto si realizza in questi fatti esteriori, in questi fatti che perciò, non essendo fatti che noi attribuiamo alla natura, e quindi ai quali non diamo un significato di alienazione naturale appartenente ad un'altra entità che è la natura e che è l'oggetto assoluto, perché in questo caso
la natura si presenta come oggetto assoluto, noi consideriamo invece come fatti obiettivi, ma che sono di nostra pertinenza, che appartengono a noi, nei quali noi ci esprimiamo, ci realizziamo e costituiamo la nostra, perciò la nostra personalità. Il fatto espressivo è la concretezza del reale, di quello che noi siamo, in quanto costruiamo noi stessi come personalità. Mentre il rapporto alla visione naturalistica del mondo, il soggetto è passivo, è dipendente, è annullato nella dipendenza con la natura, dal punto di vista espressivo il soggetto si realizza, si traduce in termini di obiettività reale e naturalmente in questa obiettività è alienato, ma nello stesso tempo porta con sé la rivendicazione del proprio diritto a integrare questa oggettività nella propria interiorità. E quindi c'è un processo di alienazione e di integrazione che non possono essere interpretati se non in una prospettiva dialettica. C'è un processo di dipendenza, perché il rapporto vitale del soggetto con l'altro, con se stesso, con la trascendenza, è sempre un processo di alienazione, e c'è un processo di reintegrazione che è non meno immancabile e non meno necessario. Quindi è in questa prospettiva, che è necessariamente di ordine dialettico, che noi possiamo effettivamente dare una valutazione adeguata a questa indagine che viene compiuta sotto un profilo fenomenologico dall'opera di Jaspers, perché vediamo che in Jaspers c'è, come abbiamo già detto, sottolineato, questa precisa individuazione del fatto fisiologico, del fatto naturale, come un fatto che è da distinguersi nettamente dal fatto invece espressivo, autenticamente espressivo, in quanto indicazione di un'esperienza interiore che ha necessità di tradursi in termini esteriorizzati, quindi di obiettivarsi, e quindi è un'obiettività in cui è presente esplicitamente la problematica della soggettività, e quel fatto invece puramente obiettivo nel quale noi non riteniamo di riconoscere presente una problematica soggettiva. Quali sono questi fatti in cui noi non riconosciamo presente la problematica soggettiva? E sono in quella corporeità che si presenta come automatismo e elettromagnetismo, che si presenta come fatto elettronico, e circuiti neuronali, fatti meccanici, fatti chimici, fatti fisici, i quali vengono interpretati e codificati secondo le leggi, appunto, della fisica, della chimica, e secondo quelli che sono i principi del pensiero matematico. Da questo punto di vista il corpo che cos'è? È un fatto espressivo, ma neanche persona. E il corpo, si manifestano automaticamente certi processi che sono inerenti a quella che è la legislazione generale della natura, a quello che è la legge naturale, e quindi il corpo in questo caso non appartiene a noi, non appartiene a me, è un fatto che è regolato appunto da queste leggi, che sono leggi spazio-temporali, fisico-chimiche, dove non ci sarà mai traccia di interiorità. Per cui è praticamente paradossale la pretesa del naturalista che di fronte a chi sostiene la realtà della vita psichica obietta che nel corpo, nella sua indagine anatomica o fisica o chimica o di altra natura o radiologica eccetera, non ha trovato traccia della cosiddetta anima. Chiaro che non può trovare traccia della cosiddetta anima, perché il corpo, in quanto venga indagato e studiato secondo i metodi del naturalismo, è per definizione la negazione dell'anima, dello spirito. Se si parla d'altra parte di anima e di spirito, noi non possiamo concepire quest'anima e questo spirito come un ectoplasma che sta al di là di quelli che sono i dati dell'osservazione esteriore e che si trova in una sede, sa pure sensibile, però sovraordinata rispetto al mondo naturale. Noi parliamo di anima e di spirito in quanto ci riferiamo al nostro io, cioè per me al mio io. E il mio io è questa riflessività, è questa contraddizione per la quale io mi affermo
al di là di quelli che sono i limiti oggettualistici, strumentali, che hanno di carattere di ordine quantitativo e quindi quantificabili, e che stanno nella dimensione esteriore, che io esamino secondo le categorie kantiane dello spazio, del tempo, della quantità, della causalità, della sostanza, eccetera, e che comportano sempre un trasferimento di tutte queste esperienze su un piano di esteriorità. Allora, in questo caso io nego a questa dimensione oggettuale un significato di un autentico significato interiore. Non è che anche in questo caso si va di bene, si deve, io vengo a negare qualsiasi significato al mondo esteriore, no, io gli attribuisco un preciso significato, gli attribuisco un significato fisico, chimico, matematico, spaziale, temporale, il quale questo significato nega l'altro significato, il significato che io faccio, che io riferisco invece alla mia interiorità, perché da questo punto di vista i significati cambiano. Dal punto di vista del principio del naturalismo, il significato è quello dell'obiettività autonoma assoluta che nega la mia soggettività, per cui l'essere si identifica con l'oggetto e quindi anche il mio corpo, anche tutte le mie manifestazioni, anche quelle che ritengo più intime a me stesso, sono, da questo punto di vista, fisicalizzate, quindi perdono un significato soggettivo. Questo non vuol dire però che non abbiano un significato obiettivo, e questo noi lo verifichiamo appunto anche negli esempi che cita Jaspers, perché una parola, un riflesso pupillare, un gesto della mano, un tremito delle gambe, possono essere interpretati o secondo un significato obiettivo, e allora questo significato deve trovare il suo campo di spiegazione sul piano dell'esteriorità fisico-chimica sensibile, e se io vedo un tremito nelle gambe potrò chiedermi se non ci sia per esempio un morbo di Parkinson, e allora questo tremito che io trovo nelle gambe o nelle braccia dovrà essere riferito ad una malattia, ad un danno cerebrale e quindi ad un fatto che ha le sue leggi e le sue possibilità di spiegazione di intervento anche dal punto di vista pratico in funzione di queste leggi, che sono leggi naturali e che comportano perciò anche per la cura l'intervento di farmaci, quindi di prodotti fisico-chimici, i quali devono rimediare a questo danno delle strutture corporee, che sono danni di natura fisica, di natura corporea, di natura somatica, che sono inquadrati e devono essere inquadrati e devono essere necessariamente inquadrati in una prospettiva di tipo naturalistico. Oppure io posso chiedermi se questa persona nelle quali io riscontro questo tremito nelle braccia o nelle gambe o nel capo, eccetera, non abbia dei riferimenti a qualcos'altro che sono poi io stesso, perché in definitiva quando io interpreto questi fatti fisici in rapporto a quello che è l'esperienza interiore dell'altro, io mi identifico con quella che può essere l'emotività e l'esperienza interiore dell'altro. E allora se io interpreto questi fatti in funzione delle esperienze che io stesso posso aver avuto, perché mi sono trovato in una situazione di paura o una situazione di spavento o di incertezza o di pericolo, e allora in questo caso si possono interpretare, si può verificare se questi fatti fisici abbiano un significato interiore. In questo caso il fatto fisico cambia completamente la sua fisionomia, perché io non lo interpreto più in funzione di qualcosa di inerte, di indifferente, che deve essere misurato, controllato secondo mezzi fisici. In questo caso devo verificare, fare un altro tipo di verifica, devo verificare se in rapporto all'interiorità di questa persona non esiste uno stato conflittuale, perché dobbiamo sempre pensare al rapporto di soggetto ad oggetto in termini di conflitto, e questo conflitto è originario, non è un conflitto
conflitto che si verifica casualmente per circostanze più o meno contingenti o saltuariamente. È una situazione di conflitto continuo. Il rapporto dell'esperienza soggettiva con l'oggetto, con le determinazioni oggettive della sua esperienza, è sempre un rapporto di tipo conflittuale. E allora è da questo conflitto io che cerco di ricavare una qualche informazione rispetto a quelle esperienze, quelle manifestazioni esteriori che il paziente in quel momento mi manifesta. E allora questi fatti oggettivi che io riferisco alla soggettività interiore non sono altro che espressioni, sono manifestazioni. E queste manifestazioni hanno un significato in funzione della soggettività interiore, non più dei fatti esteriori in quanto tali e concepiti separatamente dal soggetto, ma in quanto intrinsecamente e intimamente collegati col soggetto. Ora si dirà, ma queste manifestazioni che riguardano il corpo sono qualche cosa che si può anche verificare, osservare indipendentemente da quello che è l'esperienza soggettiva. E no, perché se io li osservo indipendentemente dai fatti soggettivi e li voglio studiare soltanto come fatti oggettivi, come fatti di contrazioni muscolari o come fatti di aumento del battito cardiaco e come sudorazione eccessiva, eccetera, tutte queste cose si trasferiscono immediatamente sul piano dei fenomeni naturali obiettivi che io devo studiare in funzione di quelle che sono le mie possibilità di misura attraverso apparecchiature opportune e che devo sempre trasferire sul piano dell'esteriorità. Quindi se io voglio studiare i fatti espressivi in funzione della loro espressività soggettiva, questa espressività viene a sopravanzare quelle che sono le determinazioni della fisicalità oggettuale, quantitativa. Devo sempre riferirmi alla dimensione dell'interiorità. E si potrà dire, quando io li posso trasferire esclusivamente sul piano esteriore e quando io li devo trasferire sul piano dell'interiorità. E questo dipende dagli intenti, dai compiti che io mi propongo. Se io mi propongo di studiare la corporeità dal punto di vista puramente fisico, avrò sempre un fatto naturale. Se io mi ripropongo di studiare questa corporeità invece come fatto espressivo, nel quale si manifestano gli orientamenti di un soggetto riflettente, il quale riflettendo si pone il problema dell'oggetto e quindi entra in conflitto con l'oggetto e si pone il problema della ricostituzione, della reintegrazione della propria interiorità personologica e si pone il problema della differenziazione nel rapporto con gli altri. Ecco che qui allora non siamo più nella dimensione dell'oggettualità estensiva, dell'oggettualità indifferente. Noi siamo sul piano della soggettività e della oggettività partecipante. Perché in questo caso, se l'oggettività è partecipante, esprime e comunica in rapporto alle mie esigenze interiori, alla mia riflessività e alla dialettica che è inerente a questa mia interiorità, io entro in un campo appunto di carattere psicologico, ma psicologico non nel senso di descrizione di puri fatti, perché se io mi metto solo a descrivere questi fatti ricaderanno poi sempre sul piano dell'esteriorità. Io devo riferire questi fatti alla mia intenzionalità, alla mia problematicità, alla mia intenzionalità riflessiva e integrativa, per la quale la mia esperienza, pur in questa infinita dispersione di fatti, è sempre esperienza mia, sono sempre io, e quindi riporto tutto al principio unitario del mio io. E allora è soltanto in questa prospettiva che noi possiamo parlare di fatti espressivi. Perché espressione è per noi appunto traduzione dell'interiorità nell'esteriorità e riconoscimento nell'esteriorità, che è l'alienazione del mio io, della mia più compiuta realizzazione in quanto in reintegrazione e reidentificazione dell'altro, dell'oggetto, dell'estraneo con me stesso.
E questo è ciò che avviene precisamente nel linguaggio, nella maniera più esplicita, perché le altre manifestazioni con le quali io mi riconosco nell'oggetto e lo attribuisco ad una determinata categoria della mia esperienza, o un fatto indifferente, di oggettualità indifferente, oppure un fatto espressivo, e lo riconosco quindi come un fatto fisico o un fatto psichico, nel momento stesso in cui lo riconosco come un fatto psichico, lo riconosco però come un fatto espressivo, e quindi anche all'altro attribuisco la stessa intenzionalità espressiva, la stessa intenzionalità integrativa, e la stessa esigenza di identificazione, e la stessa esigenza di ricondurre tutte queste esperienze all'unità assoluta del mio io, per la quale io mi costituisco come personalità storica. E quindi lo riferisco ad una dimensione storica, non più ad una dimensione spaziale, temporale, fisica indifferente, ma ad un processo formativo della mia stessa personalità. E allora è necessario, è indispensabile che io renda esplicita la natura dialettica di questo processo, per ben differenziarla da quella che è la natura invece estensiva, la natura indifferente, la natura puramente quantitativa di quella che è la realtà del mondo fisico, del mondo esteriore. E questo dualismo, che è un dualismo dialettico, noi lo dobbiamo tenere sempre presente quando noi interpretiamo questo tipo di ricerca, anche degli elementi più elevate, come quella di uno Jaspers o di altri autori della ricerca psicopatologica, perché senza questa necessaria distinzione non è possibile né arrivare in generale ad una visione adeguata dell'uomo, della vita psichica, della vita psicopatologica, ma non è neanche possibile neanche effettuare sul piano clinico, sul piano pratico, un'adeguata diagnosi psicopatologica differenziale. Non siamo capaci neanche più di distinguere quando una parola che ci viene espressa o un discorso che ci viene fatto da un paziente deve essere riferito ad un puro coacervo di fenomeni di tipo meccanico, fisico, materiale, o ad una intenzionalità che parte da un soggetto il quale vuole comunicare la sua esperienza interiore sul piano esteriore, ma per poterla comunicare deve comunicarla innanzitutto a se stesso. Noi dobbiamo quindi tenere presente che il fatto linguistico ha un significato in quanto è un fatto espressivo che ha un valore non soltanto come espressione sul piano esteriore, ma innanzitutto e prima di tutto come espressione, comunicazione con se stesso, per cui la mente umana, l'esperienza psichica, il soggetto è in una continua ricerca di una forma espressiva che sia la più idonea all'integrazione della propria esperienza, sia in rapporto a se stesso sia in rapporto agli altri. E appunto per questo il linguaggio è per definizione, per eccellenza, quanto di più dialettico ci sia nella esperienza e nel mondo umano, perché il linguaggio è il mondo umano, è l'esperienza che si traduce appunto come sul piano pratico, come esteriorità, quindi sulla quale si costituisce la personalità. E appunto per questo che noi dobbiamo sempre respingere ogni definizione del linguaggio che neghi questo fondamento di interiorità che presiede alla costituzione del fatto linguistico. Tutte quelle forme di linguaggio che parlano del linguaggio in termini, quelle forme di ricerca, che parlano del linguaggio come se fosse una specie di bardatura grammaticale o sintattica, eccetera, e non trattano altro che della forma meccanica, delle strutture esteriori, formali nel senso deteriore del linguaggio. La logica formale di che cosa parla? Parla di forme già costituite, fossilizzate, nelle quali poi, sulle quali poi si costituirebbe il fatto linguistico. Ma il fatto linguistico o c'è prima, o c'è originariamente, in funzione di quella che è l'esperienza interiore dell'uomo, oppure non si potrà mai trovare in quelle che sono
le strutture precostituite, preconfezionate e che naturalmente sono necessarie per poter stabilire una convenzione interpersonale, ma che non sono l'essenza del linguaggio, perché l'essenza del linguaggio si può trovare soltanto sul piano dell'interiorità. Quindi quando noi trattiamo anche questi autori che sono intellettualmente più avanzati, come può essere uno Jaspers, noi ci troviamo sempre di fronte a questo pericolo di doversi trovare di fronte a una concezione del linguaggio che sia concepita come un fatto precostituito, all'interiorità soggettiva. Se il linguaggio è già precostituito in tutta una serie di vocabolari o di trattati, di sintassi o di grammatica, eccetera, questo non è altro che il cosiddetto caput mortum del linguaggio, che per poter avere una sua vita deve essere riferito sempre a quella spontaneità interiore che porta il soggetto a riconoscere nell'esteriorità, nell'altro, nei fatti anche fisici, anche nei fatti dell'esteriorità sensibile della dimensione spazio-temporale, sempre una traccia, un principio di quella che è l'intenzionalità integrativa e obiettivante del soggetto riflessivo. Quindi il pericolo, come dicevamo, è sempre presente, perché la maggior parte o quasi tutte le teorie del linguaggio fanno capo sempre a un concetto di linguaggio che viene considerato fondamentalmente alienato da parte rispetto a quella che è l'esperienza umana. E di questo ne abbiamo un esempio soprattutto appunto in certe concezioni della psicoanalisi che appunto considerano il linguaggio come un fatto puramente empirico, come un'associazione di fatti acustici e di fatti otticamente determinabili, che considerano il linguaggio come una mistura di lettere o di parole che sono suoni e che sono quindi percepibili acusticamente oppure traducibili in fatti verbali e che quindi devono essere ricevuti o espulsi da un contenitore come se si trattasse di fenomeni che riguardano la meccanica o dei vasi comunicanti o dei fatti elettromagnetici, che non hanno nessuna attinenza con quella che è propriamente la problematica dell'io, del soggetto, quindi della personalità. Il linguaggio è un fatto personologico, quindi perché vi sia linguaggio ci deve essere una creatività, una spontaneità del soggetto. Se manca questa spontaneità, il linguaggio potrà essere correttissimo e il paziente potrà ripetere come una macchina tutta la Divina Commedia, e la Divina Commedia in sé è chiaro, è un'opera d'arte che ha un senso non solo artistico ma anche filosofico, e quindi include in sé la completezza dell'individuo umano, eppure quel fatto ripetuto automaticamente, come se fosse un fatto meccanico ripetuto da un grammofono ad un magnetofono, non è linguaggio. Non è linguaggio perché non ha un senso per chi lo esprime. Perché vi sia il linguaggio, ci deve essere un senso che nasce da un'intenzionalità espressiva del soggetto. Per cui anche quando nelle concezioni del cosiddetto inconscio si presuppone la presenza di un linguaggio che è un automatismo, quel linguaggio non è linguaggio. E noi abbiamo appunto degli esempi nella concezione psicoanalitica, dove si vorrebbe ridurre il fatto linguistico a delle manifestazioni puramente meccaniche. E allora diciamo siamo fuori dal discorso del linguaggio, perché quello è il limite del linguaggio, non è la realizzazione del linguaggio autentico. E si capisce anche il linguaggio quando si realizza si trova sempre di fronte alla problematica del limite, per cui è minacciato sempre di alienarsi dal suo significato e quindi è sempre in una condizione di problematicità per quanto riguarda il suo possibilità di realizzarsi nella sua piena autenticità.